possiamo usare anche oggi. Penso ai primi due gol, ma anche alla penalità che è costata al terzo gol. Sì, sicuramente i tre episodi sono tre episodi che non siamo abbastanza furbi individualmente in quelle occasioni, sicuramente lì ci facciamo del male da soli, però credo anche che una buona parte della partita abbiamo giocato, secondo me, con un'ottima intensità, abbiamo giocato un buon hockey. E credo che ci è mancato forse un po' di quella furbizia, un po' di quella tranquillità per poter portare a casa tre punti. È un po' un ritornello che ritorna spesso questo ultimamente, come se ne esce? Ma credo che il punto principale è che quando sono entrato qua ho detto che volevamo cambiare delle cose, che c'è una visione chiara in che direzione vogliamo andare come staff, di come vogliamo giocare a hockey, e penso che quando le cose non vanno esattamente come vorresti tu, l'unica soluzione che conosco è continuare a picchiare il chiodo finché non va giù e continuare a spingere e a trovare soluzioni e a credere nella visione che uno ha. Quindi penso che adesso non è assolutamente il momento dove devo preoccuparmi, ma il momento dove devo rimboccarmi le maniche e continuare a lavorare, continuare a trovare soluzioni e continuare a spingere nella direzione che abbiamo intrapreso tre mesi fa. Forse giocare venerdì contro il Ginevra primi in classifica, forse avrete meno pressione. Ma credo che non sia una questione di pressione, credo che ci sono 13 avversari nella Lega, 13 buoni avversari, penso che l'anno più equilibrato che io mi posso ricordare, dove tutte le squadre possono battere tutti, quindi penso che è uguale contro chi giochiamo venerdì. La cosa più importante è chi siamo noi, penso che l'unica cosa che conta è chi siamo noi e che passi facciamo noi, e penso che nei momenti duri si può crescere e adesso è il momento di crescere. Decisioni arbitrali un po', ha fischiato tre volte un uomo in più in pista, il gol annullato, come li hai visti tu? Ah, ci sono chiaramente degli episodi che sono determinanti sull'andamento della partita, però non sta a me commentare gli episodi arbitrali, penso che sono lì per fare delle chiamate, ovviamente io non le condivido sempre tutte, questo però non posso cambiarlo, quindi alla fine il risultato è quello che c'è sul tabellone gigante ed è l'unica cosa che conta, e chiaramente penso che l'avversario comunque ha meritato, ha fatto una partita più che onesta, e quindi non c'è molto di più da dire sugli arbitri. Grazie a voi.